Amici di Onda Libera TV, buonasera. Siamo a Fano, nella sede dell'ANPI, insieme al presidente dell'associazione fanese dell'ANPI, Paolo Pagnoni. È appena concluso un incontro sulle mafie e sul recupero dei territori strappati alla delinquenza organizzata e alle mafie. Adesso siamo qui con l'organizzatore di questo incontro, che adesso ci parlerà di come è nata questa iniziativa e quali saranno i prossimi appuntamenti, e gli faccio una domanda specifica. Noi qui siamo nella sede dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, quindi simbolo della resistenza. Ha ancora senso parlare di resistenza in questo momento? Questa è una bella domanda, ma credo proprio che oggi più che mai la resistenza sia assolutamente indispensabile, perché bisogna resistere, non è più una resistenza che riguarda la lotta partigiana fatta nei confronti del nazifascismo, ma sicuramente la resistenza oggi è importante nel mondo del lavoro, è importante nei confronti della pace, dell'uguaglianza, nei confronti dell'antirazzismo e quindi anche dell'antifascismo. Quindi oggi cerchiamo di trasferire, noi attraverso iniziative che facciamo regolarmente, vorrei ricordare che questa sezione intitolata Le Dantinori, che è una partigiana, una staffetta che portava rifornimenti ai partigiani sulle montagne e che fu uccisa dai fascisti, sono iniziative quelle che dicevo appunto organizziamo, che sono proprio dirette a cercare di trasferire la memoria importantissima verso i giovani, per ciò che sono stati i nostri partigiani, ma per ciò che sono i valori espressi dalla Resistenza, quindi i valori della nostra Costituzione che ci ha regalato poi la democrazia. Esatto. Quindi è una resistenza di tipo culturale, diciamo, a idee non legali, certo. Praticamente delle mafie vere e proprie, ma anche delle varie organizzazioni criminali che purtroppo stanno operando attualmente nel territorio italiano. Assolutamente sì. L'ANPI è legato a Libera anche a livello nazionale. Don Ciotti ripete spesso durante i suoi discorsi che nuovi partigiani possono essere considerati anche coloro che hanno raccolto il testimone e lottano contro le mafie per la legalità. E quindi sicuramente queste tre iniziative che noi organizziamo qui in sede, la prima è stata quella di stasera con la Fattoria della Legalità, la prossima sarà un incontro con Giovanni Impastato, fratello di Peppino assassinato dalla mafia, perché appunto cercava di contrastarla, dalla mafia siciliana, e l'ultimo sarà il film I 100 passi del regista Marco Tullio Giordano. L'ANPI attualmente da chi è formata? Dunque, l'ANPI di Fano è formata da 136 iscritti, di cui almeno l'80% sono tutti giovani tra i 30 e i 35 anni. Ci sono addirittura giovanissimi anche sotto i 20 anni. Il nostro vicepresidente, per esempio, è un giovane di 27 anni. Quindi, diciamo, lo spirito della resistenza effettivamente sta continuando nelle nuove generazioni. Assolutamente sì, per fortuna abbiamo la possibilità di continuare la resistenza e i valori della resistenza con i nostri giovani. Va detto che nel 2006 il Congresso Nazionale decise con lungimiranza di aprire a tutti gli antifascisti, proprio perché i veri partigiani ormai stanno scomparendo tutti. Certo, certo. E grazie allora all'impegno degli antifascisti che la memoria e la cultura della resistenza continua. Bene, ringraziamo della testimonianza Paolo Pagnoni e amici di Onda Libera TV, un saluto.